I misteri ci affascinano da sempre, a qualsiasi età, ancora di più quando i protagonisti sono personaggi di un certo calibro, come il leggendario John Lennon. Pochi giorni fa, grazie ad Arthur Touchot, si è venuti a capo di uno dei più grandi misteri del collezionismo, che dà un nome al luogo dove si nascondeva il suo orologio più importante. Mettetevi comodi perché è una vicenda piuttosto intricata. Prima di andarvi a raccontare come siamo arrivati alla vicenda ad oggi, dobbiamo raccontarvi tutto quello che è avvenuto prima, tra battaglie legali e passaggi del testimone. Ci teniamo a specificare che in alcune parti ci sono delle supposizioni, perché negli atti giudiziari vengono messi nomi e luoghi. È il 1980, ci troviamo negli Stati Uniti, più precisamente a New York. Il 9 ottobre John Lennon avrebbe compiuto 40 anni e Yoko Ono ha in mente un regalo speciale. Acquista un Patek Philippe 2499 da Tiffany & Co. e fa incidere nel retro dell'orologio una frase di una loro ultima canzone. Il 9 ottobre regala l'orologio a John e a testimoniare questa occasione ci sono solamente due scatti. In uno di questi c'è lui con una camicia in denim e una cravatta lavorata a maglia mentre indica l'orologio e in più c'è una spilla con la bandiera americana. Quest'ultima fu acquistata sempre da Yoko Ono da Tiffany & Co. ed era una bandiera in oro giallo con rubini, zaffiri e diamanti. Si pensa che fosse un simbolo a celebrare l'ottenimento della cittadinanza di qualche anno prima. Tornando all'orologio, il 2499 è una delle referenze più ambite dai collezionisti, ma anche all'epoca era l'apice del catalogo di Patek. Si tratta di un cronografo abbinato a un calendario perpetuo e quest'unione di complicazioni è diventato poi un trademark di Patek. Questa referenza ha subito diversi cambiamenti, dal primo in produzione nel 1951 fino all'ultimo nel 1985. Infatti esistono quattro serie distinte. Quella appartenuta a John Lennon si suppone possa essere la terza perché fu fatta incidere una frase sul fondello, mentre nella quarta serie è presente un fondello in zaffiro trasparente. Esistono diversi modelli firmati della terza e della quarta serie, ma quello indossato da John non sembra avere la firma Tiffany & Co. a ore 6. L'8 dicembre del 1980, dopo nemmeno due mesi dal suo compleanno, fu assassinato da un maniaco fuori dalla sua residenza a New York. La storia venne riportata anche negli atti giudiziari che hanno permesso di svelare il mistero di questo orologio. Infatti si legge come il marito dell'ereditiera fu assassinato fuori dalla sua abitazione. È da qui che nasce questa vicenda così intricata, tra autisti privati, case d'asta e collezionisti. Dopo la morte di Lennon viene redatto un inventario di più di 1000 pagine in cui sono citati tutti gli oggetti che aveva posseduto. Inoltre si cita che sono conservati in scatole numerate sigillate. Il testo redatto specifica che Yoko Ono decise di recuperare il 2499, ma fu l'unico oggetto autorizzato da lei a lasciare quell'inventario. Negli anni successivi ha vissuto in un appartamento dove era presente una stanza chiusa a chiave, dove conservava alcuni diari e questo orologio. Qui subentra un altro personaggio della storia, che viene citato negli atti giudiziari con la lettera E. Si tratta di un autista privato che servì Yoko Ono dal 1995 fino al 2006 e con cui c'era un grande rapporto di fiducia. Era un rapporto molto stretto, infatti era una delle poche persone ad avere le chiavi di quell'appartamento. Nel 2006 però si interrompe tutto, in quanto l'autista E minaccia di rivelare al mondo una presunta relazione con la vedova. Viene denunciato e riportato in Turchia, in quanto il suo visto stava per scadere. Ma che fine ha fatto l'orologio nel frattempo? Questa è la domanda più importante. Durante il servizio, durato 11 anni, furono sottratti più di 80 oggetti appartenuti a Lennon, tra cui anche l'orologio. Secondo quanto riportato, tutti questi oggetti furono regalati da un amico in Turchia nel 2010. Nel 2013 questo amico ha fatto valutare in Germania proprio l'orologio. Nell'ottobre del 2013 viene redatto un documento davanti a un notaio che attesta che l'autista, il signor E, aveva ricevuto l'orologio da Yoko Ono e che la moglie ne era testimone. Nel 2017 dichiara sotto giuramento che aveva ricevuto questi oggetti da Yoko Ono, ma siccome non erano mai stati richiesti indietro, ne aveva dedotto di essere il proprietario. Nel 2013 iniziano le trattative per la vendita di questo orologio leggendario e la casa d'asta inizia in parte a fare le sue due diligence. L'avvocato specifica come, nonostante le dichiarazioni davanti al notaio, non potessero confermare il diritto di proprietà dell'autista. Ciò nonostante si trova un accordo che prende queste dichiarazioni per vere, con la riserva che Yoko Ono potesse rivendicare la proprietà di questo orologio. Sempre nel 2014 il collezionista decide di portare l'orologio a Ginevra e di farlo valutare da un'altra casa d'asta. Quest'ultima però decide di mettersi in contatto con l'avvocato di Yoko Ono, menzionando che l'orologio era di fatto in loro possesso. L'avvocato risponde però che non era possibile, perché l'orologio non aveva mai lasciato gli Stati Uniti, e da qui si scopre il furto. Secondo la legislazione di New York, chiunque subisca un furto è obbligato a denunciarlo entro 3 anni dalla scoperta.
Quindi sconsigliano di prendere qualsiasi azione legale negli Stati Uniti perché non avrebbe portato assolutamente a nulla. Nel 2015 Yoko Ono decide di rivendicare la proprietà di questo orologio tramite il proprio avvocato di Ginevra, ma il collezionista rigetta qualsiasi affermazione. E da qui in poi il 2499 viene consegnato all'avvocato in attesa di qualsiasi verdetto giudiziario. La moglie di Lennon viene dunque ascoltata come testimone e chiarisce un po' tutta la vicenda. In pratica lei, dopo la morte del marito, aveva deciso di regalare ai propri collaboratori degli oggetti significativi, un po' come riconoscimento. Tra questi c'era ovviamente l'autista, a cui venne detto di prendere un orologio, ma non il 2499, perché aveva un valore inestimabile essendo anche l'ultimo regalo. Durante tutto il processo si evince che l'autista non fosse in buona fede, infatti anche l'amico che l'aveva ricevuto nel 2010 dubitava sulla provenienza, pensava che fosse rubato. Detto ciò, viene accurato che l'autista E si era appropriato indebitamente dell'orologio e di tutti gli 86 oggetti e viene condannato insieme all'amico di furto e ricettazione. Nel frattempo il collezionista, proprietario del 2499 di John Lennon, si ritiene ancora proprietario perché Yoko Ono di fatto non aveva mai sporto denuncia. Allo stesso tempo però, le indagini che si erano tenute in Germania avevano confermato che l'orologio di fatto era stato rubato, quindi non era di sua proprietà. Dopo diversi ricorsi, tutti rigettati dalle autorità giudiziarie di Ginevra, si evince come Yoko Ono sia l'unica proprietaria di questo 2499. Nel verbale del 7 luglio 2023 si legge come nessuna delle parti neghi il fatto che l'orologio sia ancora sotto custodia con deposito a garanzia presso l'avvocato del collezionista. Ci interroghiamo dunque ora dove sia questo orologio e che fine farà. Nelle note finali si legge anche come le due parti non siano d'accordo sul valore dell'orologio. Il collezionista pensa che valga 600.000 euro e Yoko Ono dà un valore di 4 milioni. Questo però non è rilevante per la causa perché le spese legali sono state già fissate. Voi cosa ne pensate di questa storia? Verrà mai messo all'asta? Fatemelo sapere nei commenti e iscrivetevi al canale per non perdervi il prossimo video.